risponderò alle vostre domande mentre esploriamo la Chimia Craft. Ah, e questo ovviamente è Chimia. Non fate domande sul cappello, oggi avevo voglia di mettermelo. Non crashare. L'ultima volta siamo andati a cercare le novità della 1.20, ma purtroppo non abbiamo trovato la sabbia sospetta che si trova nel villaggio del deserto, credo. E quindi ho pensato che potesse essere interessante trovare la sabbia sospetta, creare la sacca, il pennello e cos'altro c'è nella 1.20? Il tutto mentre rispondo alle vostre domande che vi ho chiesto di farmele su Instagram. Dunque, mi porto dietro le cose che avevo anche già l'ultima volta, così sono sicura di avere tutto. Un po' di cibo ce l'abbiamo, carbone, legna e tutti gli strumenti necessari. Ok, partiamo. La volta scorsa siamo andati giù per di là, ma direi che magari oggi possiamo cambiare direzione e provare da un'altra parte. Tipo giù per di là io credo di non esserci mai andata. Andiamo alla scoperta nella Chimia Craft. Ma questi Enderman, guarda qua che mi ha appoggiato la terra sull'albero. Ah! La prima domanda a cui vado a rispondere è quella di Simonetta, che mi chiede se la 1.20 è una bella versione e se sono soddisfatta. Allora sì, è una bellissima versione, l'idea del ciliegio è fantastica, veramente ci voleva un po' di colore qua su Minecraft. Sarebbe carino se aggiungessero un po' più di animali magari. Sono sempre gli stessi e non cambiano mai, tipo le cimie. Perché non fanno un aggiornamento dove aggiungono le cimie, dico io. Io direi di andare dritti per di qua, visto che c'è un po' di mare magari. Finiamo in un deserto. Auri mi chiede: se i soldi non fossero un problema, ti trasferiresti a New York? PS, ti adoro, grazie Auri. Pensavo di sì, invece New York è super costosa. E sinceramente le persone sono anche un po' fredde, quindi preferisco sicuramente rimanere in Italia, dove le persone sono più calorose. A New York ho sentito tantissimo la mancanza del cibo italiano, quindi credo di non riuscire a sopravvivere all'estero. Avevo sempre male alla pancia, quindi preferisco il cibo italiano, di qualità e buono. Tutti i nostri prosciutti, formaggi, insomma, di cosa stiamo parlando? Tuttavia New York è una bellissima città, sicuramente. Mi è venuto in mente ora che in realtà per fare il pennello servirebbe del rame, ma noi non ce l'abbiamo. Quindi se trovo magari una micro miniera in cui posso prendere qualcosina sarebbe perfetto. Serve il rame, la piuma e uno stick. Allora, le piume le trovo facilmente in giro. Se trovo un pollo lo accoppo. Eccolo qua. Pollo fuori. Ok, e abbiamo la piuma. Adesso dobbiamo un attimo cercare il rame là su in alto. Qua ho visto una grotta. E ho portato anche le torce, guardate, cioè oggi sono impeccabile ragazzi, ho preso tutto. Ti prego dammi del rame. Ah, questo è un grande canyon. E del rame, ah, eccolo. Stavo per dire non c'è traccia, invece... Sì. Ma come? Sì. Sono morta. Dai, per fortuna ero abbastanza vicino a casa per... Creeper? No, dando da caduta mi sono buttata in un burrone. Ma sei scema? Ok, eccomi qua. Di nuovo. Giù. Sì, tutte le mie cose sono di nuovo qua. Che bella notizia, in tutto ciò si è fatto pure notte, quindi è il caso che mi metta a dormire subitissimo. Per fortuna non avevo troppi livelli. A dormire, buonanotte, buonanotte, addio. Stavamo dicendo, il rame, eccolo qua, il rame maledetto per cui sono andata a morire. Ce l'abbiamo il piccone, sì, credo mi sia tornato tutto nell'inventario. Lasciami stare, non mi disturbare, per favore. Bene, ora che ho sprecato uno stack intero per tornare su da questo burrone... Ma almeno ci ho guadagnato il rame. Continuiamo la nostra esplorazione e continuiamo con le domande. Vediamo qual è la prossima. L'ultima volta che ho incontrato degli youtuber oltre ad Ale, chiede Sofia, credo sia stata l'ultima volta a Berlino dove ho incontrato Surry e Grax. Ma là ce l'aveva un posto dei pillager. Che dite, lo facciamo? Dai ragazzi, siamo in esplorazione, se non facciamo queste cosucce quando le dobbiamo fare, dai. Attacchiamoli tutti, tanto sono scrausi, sono messa bene poi ad armatura. Disse quella che è precipitata giù da un burrone. Sapete cosa? Dovrei anche farmi a un certo punto della mia vita la spada in nederite. Così. Ma aspetta, se però mi avvicino al villaggio ci sarà un'incursione. Devo stare lontana allora da casa mia, altro che... Oppure bevo il latte. Aia. Guarda che non mi fanno niente comunque. Tralallero, tralallà. Andiamo a vedere che cosa possiamo rubare in questo avamposto.
Ampolla di esperienza, corno di capra, schema di forgiatura. Questa è una cosa della 1.20, anche questa. Interessantissimo. Quante cose, anche le patate che non le avevo. Perfetto, che fortuna. Dovremmo liberare gli allei, secondo voi? Anche se però non li vedo. Cioè, c'è la cella. Ah, eccoli invece. Vi levate, per favore, shop. Ah, eccolo qua, eccoti. Sarà il primo a morire, guarda. Esilio volontario. Ragazzi, dobbiamo stare fuori dai villaggi adesso. Oppure mi bevo del latte. Sì, ce li ho i bicchieri. Ma c'è un altro di giù, ma quanti sono, porca miseria. Sì, va bene, qualcun altro non vuole venire? Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Li ho tolti tutti. No, vabbè, c'è l'ultimo. Basta, via. Sciò. Liberiamo questi poveretti. Sì, mi ha portato. Perfetto, mi ha riportato la carne. Ok, ora la lei è mio per sempre. Là vedo un villaggio, però cavolo, è vero. Aspetta, devo bere qualcosa. Ma guarda quante frecce che ho, sono un porco spino. Una lei comunque l'abbiamo lasciato indietro. Ok, ora che siamo pulitissimi, possiamo andare. Ne approfittiamo intanto per prendere qualche smeraldo. Lollo mi chiede qual è l'item che ritiene più inutile su Minecraft. Credo il lichene luminoso, è veramente inutile ed è pure brutto e fa pochissima luce. Quindi sì, direi proprio quello, decisamente. E ti confonde quando cerchi i diamanti, esatto. Qua abbiamo un portale, vediamo. Fetta di anguria luccicante. Questa ancora non ce l'ho, sai che quasi quasi prendo tutto. Le pepite di ferro invece gliele lascio. Allora, qua abbiamo un villaggio del deserto. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Siamo alla ricerca precisamente della sabbia sospetta. Qua dentro dite che ci sia qualcosa. Io non vedo nulla dentro questo pozzo. Però prima di dire qualsiasi cosa, per me dovremmo craftarci il pennello a prescindere. Vediamo se ce l'hanno un tavolo da lavoro questi stolti. No, ma non ho cesta con del pane, meglio di niente. Non mi ricordo se era necessario usare il rame grezzo oppure il lingotto di rame per fare il pennello. Ma credo il lingotto. Ah, spazzola si chiama, non pennello. Ecco perché non lo trovavo tra i crafting. Ok. E vabbè, a sto punto cuciniamo anche gli altri pezzi. E vediamo se possiamo trovare qualcosa qua sotto, spazzolando. Ma perché sto cammello si fa male da solo? Nessuna sabbia sospetta è stata trovata. Dobbiamo trovare un altro villaggio del deserto. Questo non va bene, a meno che non ci sia qualcosa qua sotto, ma dubito. Questa domanda di voglio uno mi ha fatto un po' troppo ridere. Dice, qual è stata la tua fase adolescenziale più cringe? Tutti abbiamo avuto sicuramente una fase adolescenziale veramente imbarazzante e credo che la mia sia stata tra le medie e la seconda superiore. Poi mi sono data una svegliata, però sì, all'incirca direi questo periodo. Wendy mi chiede quali sono le tue serie e film preferiti, ti adoro. Grazie Wendy. Allora, serie TV in questo momento, perché vado molto a periodi, adoro tantissimo Friends. Me lo guardo a colazione, a pranzo, a cena, prima di andare a letto, mentre faccio la doccia lo tengo lì come sottofondo. E invece come film preferito in assoluto direi L'Hobbit e ovviamente Il Signore degli Anelli. Siamo finiti qua vicino alle Mineshaft, ma ve lo dico sinceramente, non ho voglia di andarci perché abbiamo ma sto morendo di fame perché abbiamo già un obiettivo e questo obiettivo è trovare tutte le cose dello 1.20 in questo episodio e quindi non possiamo perdere tempo lì. Oh, guardate che cosa ho trovato, un cucciolo di panda, che carino. Oh, ciao, tu staresti benissimo nel mio zoo, ma ti lascio qua perché ormai siamo distantissimi, non ha senso prenderti ora. Io spero sempre di trovare un panda marrone. Ho trovato un altro villaggio del deserto che tra l'altro ha pure il fabbro questo, siamo fortunatissimi. E ha... qualcosa di interessante ce l'ha. Prendo la bardatura di diamante che sicuramente mi tornerà utile, lascio dentro sto grano e prendo un po' di ferro.
Il resto se lo può tenere. Sabbia sospetta, sei tu questa? Non è questa, ragazzi, perché non la sto trovando? La devo trovare in questo episodio, l'ho promesso. C'è un altro pozzo? Là ce n'è un altro, ti prego, fa che ci sia la sabbia sospetta, per favore. Non è un pozzo. Ma questo sì, fa vedere. Ok, no, neppure qua. Ragazzi, guardate che cosa ho trovato! C'è da crocediero, Brian! Facciamo così, ci dormo vicino, così porta fortuna. Ma guardate quanto è bello questo posto, è fighissimo. Ok, di là il deserto continua, quindi mi azzarderei ad andare in quella zona. Fermi tutti, ho trovato il pozzo famosissimo. Si è usato la cosa di esperienza perché tanto... Ma non sono sicura che dentro ci sia qualcosa di utile, vediamo... È questa? Sì, è questa, finalmente! Sì! C'è qualcosa! Zuppa sospetta! Stai scherzando? Ho fatto questo immenso viaggio per trovare... L'ho rotto! Perché sono stupida! Non ci credo, ragazzi, ho rotto il blocco di sabbia sospetta. E io mo che ci devo fare con sta zuppa sospetta che ho trovato? Abbiamo una piramide, a sto punto ne approfittiamo per visitarla, visto che siamo di passaggio. Che rabbia, chissà cosa c'era in quel pezzo lì di sabbia sospetta. Uffa, uffa, la mia stupida pala. Allora, cerchiamo almeno qua di non farci ingannare. Adesso io cado qua nell'angolo. Hop. Togliamo questo. E qua dentro c'è... Schema di forgiatura, sì! Cose nuove della 1.20. Libro incantato, fortuna del mare te lo puoi tenere. La mela, sì, dai. E un diamante, dai. Non c'è male, non c'è male. Ho visto decisamente di peggio. Ok, fermi tutti. Qua abbiamo un altro pozzo, magari è quello giusto. Questa volta cerco di non togliere l'altro pezzo di sabbia sospetta. Dov'è la sabbia sospetta? Eccola, è questa. Sì, sì, cos'è che mi dai? Cosa mi dai? Cosa mi dai? Uno smeraldo. Davvero? Solo uno smeraldo, sicuro? Ok. Allora, adesso cerchiamo di non rompere i blocchi sotto. Vediamo se c'è qualcos'altro che posso togliere. Oggi abbiamo imparato che un pozzo con della sabbia sospetta può avere anche due pezzi di sabbia sospetta. E che dovete fare attenzione con la vostra pala. Se no farete la mia fine. Eccolo! Vedi che c'è un altro sotto? Oh, un pezzo di vaso, sì! 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 Ragazzi, l'abbiamo trovato! Che gioia, che gioia, che gioia! Coccio con ampolla. Ok, dai, meglio di niente. Io non sapevo che ce ne fossero due pezzi. Questo non c'ha nulla. Vediamo quello sotto, magari c'è qualcosa. E un altro pezzo di sabbia sospetta questo? No, è sabbia normale. Ok, ragazzi, il nostro lavoro si conclude qua. Poi con questo bioma rarissimo davanti. Ho cercato di prendere più cose possibili della 1.20. E siccome ho trovato un coccio e sono felicissima, trovo il tempo per rispondere all'ultima domanda mentre andiamo a dormire. Biagi mi chiede il colore che disprezzo di più. L'arancione, è veramente terribile. E l'ultimissima, che questa è molto carina di domanda, Lucia mi chiede con quale personaggio storico ti piacerebbe cenare? Credo Dante Alighieri. Ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e da questa Cimmia che sta abbracciando Affe. Cimmia, che è successo? È tutto e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!